Degli appassionati non ce ne sarà neanche uno che non spera che quest'anno sia l'anno Ferrari. Hanno aspettato troppo. Noi non siamo andati in Australia a vedere l'ultima nata, ma andiamo a vedere com'è nata la Ferrari, com'è nata questa leggenda. Lo facciamo andando in quello che è il territorio vero, l'Emilia. E siamo ospiti di un grande personaggio, Mario Reghini. Mario Reggini, nella sezione più banale del termine è uno sfascia Carrozza, nel senso che dovrebbe praticamente rovinarle, buttarle via, ridurle a ferro sì, sì, ferramenta sì, sì. e invece è diventato il più sofisticato collezionista di tesori no. di opere d'arte. Lui è modesto, ma Mario Reggini è talmente simpatico, è talmente un personaggio che proprio con lui vogliamo andare alla base di questa leggenda all'inizio della pagina dell'automobile da corsa Ferrari quella per eccellenza e siamo qui davanti a un rosso che non è un rosso Ferrari ma è qui che nasce tutta la storia no, ma un rosso Maranto un rosso Maranto come nasce questa storia del 1939 40 sì, 39, per quello che so io è nata dal 1939 40 sì. queste sono quelle, ne ha fatte due questa era di Oscari, quell'altra era del Marchese Lotario Rangoni di Castelnuovo, di Spilambetto, che è andata distrutta, e questa si è salvata e dopo... Ecco, vogliamo dare intanto delle caratteristiche tecniche. Apriamoci il cuore, un po' come Barnard fece a suo tempo, e lei oggi fa il chirurgo. Eccolo qui. Qui cosa troviamo dentro questo antro della Sibilla? Troviamo un motore a uh, otto cilindri in linea, 1.500 di cilindrata di fatti la chiamò 815 perché era 8 cilindri 1.500 di cilindrata perché allora era la cilindrata che andava per le macchine da corsa diciamo. ecco Ferrari in quel momento non può fare una Ferrari sua sì. e quindi si deve adeguare sì. e allora con dei diciamo la sua passione, sempre, secondo il mio punto di vista, è sempre stata quella di fare un'automobile con dei pezzi Fiat, perché questa è la realtà, e del suo ingegno. Poi l'ingegnere Massimino, che fu quello l'ideatore di del motore, ha messo insieme questo automobile. Ne fece due uguali. Ecco. Che poi alla fine. Continuiamo a parlare della prima macchina di Ferrari, ma questa non si è mai chiamata Ferrari. No, eh, diciamo si chiamerebbe Auto Avio Costruzioni, che era la ditta che aveva Ferrari per fare eh, prima faceva delle macchine utensili. Esatto. Lui non poteva chiamare col suo nome perché venendo via da Ralf Romeo, da quello che io so, si era impegnato a non fare mai auto a suo nome per un dato tempo. Ecco. È la sua macchina, ma non si chiama Ferrari. Sì, sì, sì. però è questa la prima. Ah, questa è la prima in assoluto. Qual è stato il più strano che le ha chiesto di, di comprarla? Di un, po tutti, un po' tutti, chi vende? Un i giapponesi, veniva, sì, è venuto qualche americano, è venuto così della gente, io sempre cortesemente, loro me l'hanno chiesto cortesemente, nessuno ha detto delle passie. Io ho detto guarda, non hai vendito vendita perché... Non fino che ci sono io se posso rimanere in Italia e fra tutti questi collezionisti eccetera ce n'era addirittura uno che era il più famoso di tutti non tanto come collezionista ma come mito mito della storia dell'automobile Enzo Ferrari Beh, noi Ferrari la vendette a Scari. poi dopo ha avuto diversi, diversi padroni poi è andato a finire che un bel giorno la comprai io <ride> ha cambiato diversi padroni ecco. certo però c'è una storia che pochi conoscono a Ferrari, come ai figli che in qualche maniera si vogliono poi ritrovare più tardi, vuole riprendersela sì. e che fa? Venne qui con Gozzi un giorno con altre persone, mentre guardavano le macchine. Così, disse con Gozzi, gli, gli dice: Se lo vende, gli diamo due Ferrari nuove. E lei cosa rispose con due Ferrari nuove? Diciamo che dice, dico ringrazio il commendatore se ne ha bisogno io la presto faccio quello che vuole per me è un onore ma non la macchina non è vendita non è né due né dieci macchine che me la possono prendere ecco poi se la vuole la, è la sua per mettere in collezione e beh, Agnelli mi dice ah questa sì corro macchina no, no, no. poi dice dica il lavoro che fate il presidente guadagna i soldi e fa gli autocari nuovi io guadagno a romperli quando sono vecchi e dico ma che lavoro fare Faccio. lo sfascio che carrozza lei guadagna a i nuovi io guadagno a farli vecchi a <ride> romperli è così no? <ride> e infatti, stiamo lì a parlare 20 minuti così e noi chiudiamo questa intervista, questo incontro, il primo incontro con Mario Reghini, ne se seguiranno altri, lo ripetiamo, lo chiudiamo con un effetto shock, è il possessore della prima Ferrari, prima automobile fatta da Ferrari, da Ferrari. ma lei per chi ti fa come macchina? Allora posso dire, sì, lo che lo con dire. tutto l'estimo di Ferrari, sì. la mia macchina del cuore è l'Alfa Romeo.